Ecco, l'elencazione degli elementi di un insieme ovviamente risulta insufficiente nel caso, ad esempio, dei numeri pari, non possiamo scriverli tutti. Ecco, e quindi sarà necessario, oltre ad avere un sistema di scrittura dell'insieme tramite elencazione su elementi, avere un altro metodo. Richiamo all'inizio alcune notazioni del tutto abituali ormai in matematica per indicare gli insiemi di numeri. Allora, con il simbolo n si indica l'insieme costituito da 0, 1, 2, 3, l'insieme dei numeri naturali. Con il simbolo z si indica l'insieme costituito da 0 e dai numeri con segno più 1, meno 1, più 2, meno 2, eccetera. Questo insieme è l'insieme degli interi relativi. E infine, con il simbolo Q, si indica l'insieme di tutte le espressioni del tipo P su Q, dove P e Q sono elementi dell'insieme Z, che abbiamo appena definito, con Q diverso da 0. E questo è quello che si chiama l'insieme dei numeri razionali. Ecco, allora, un'altra maniera per descrivere gli insiemi è la seguente, è quella di assegnare l'insieme come elementi di un insieme dato che godono di una certa proprietà. Allora, vediamo che cosa consiste su questi esempi. 0, 1, 2 e 3. Possiamo scrivere, si tratta di quattro numeri naturali, che hanno tutti la proprietà di essere minore di 4. Ecco, se io scrivo A uguale all'insieme degli X, tali che X appartiene ad N, cioè X è A e l'insieme degli elementi X, che sono numeri naturali, e godono di un'ulteriore proprietà. X, in questo caso, deve essere minore di 4. Come vedete, qui abbiamo elencato gli elementi, qui abbiamo descritto lo stesso insieme, ovviamente si tratta dello stesso insieme, tramite che cosa? Tramite dire, stiamo lavorando in un certo insieme N grande, e di questi elementi di N grande andiamo a scegliere quelli che soddisfano la proprietà di essere minore di 4. Allo stesso modo, B uguale a meno 1, 1, può essere scritto anche in questa maniera, come l'insieme degli y, tali che y appartiene a z, e adesso come proprietà posso mettere e y al quadrato che è uguale a 1. Anche in questa maniera, vedete, abbiamo descritto lo stesso insieme. L'insieme dei numeri relativi in tali che il quadrato fa 1, sono meno 1. E infine c può essere ancora scritto come l'insieme degli x, tali che x appartiene ai naturali e x è pari, quindi introduciamo la proprietà di essere un numero pari. Ecco, vorrei far presente, proprio su questa scrittura, che la lettera x che ho messo è una cosiddetta variabile muta. Cioè, che cosa significa questo? Significa che non è necessario usare quella lettera, ma una qualunque lettera serve allo stesso scopo. Cioè, se io scrivessi A uguale all'insieme degli z, tali che z appartiene a n e z è minore di 4, otterrei esattamente lo stesso insieme. Perché questo? Cosa significa questa scrittura? Significa prendi nell'insieme n grande quegli x che soddisfano questa proprietà. Qui dice prendi nell'insieme n grande quegli z, cioè vuol dire scegli un elemento, controlla se verifica la proprietà lo metti nell'insieme A. E quindi il nome con cui chiamiamo questo elemento è del tutto arbitrario. Quindi queste scritture sono del tutto equivalenti.